Adesso una domanda ti devo fare. Dimmi, Lo dimmi. spazio che sta tra l'orecchio e l'occhio, visto che sta di discorso, correggimi se sbaglio, se dovessi disegnare un volto del genere, c'è troppo spazio, quindi va un po' corretta la Qui larghezza probabilmente adesso è venuta fuori così. Chiaramente quello volevo. questo, probabilmente questo sta un po' più indietro, appena più indietro. Allora tieni presente questo. Vista di profilo. Ah, te li Sì. mando questi alla dispensa. Dispensa profilo. No, aspetta, la domanda era Aspetta un se attimo, così te l'ho fosse. mandata la dispensa di profilo nella quale c'è la faccia di mio figlio di profilo? No, No, no. è una cosa molto più semplificata, molto più semplice di questo, che ti dà una serie di misure, no? È Ok, per sì. quello che ti dico. Allora, la testa Fammi, di... aspetta, aspetta, Alessà, Sì. fammi fare una domanda, così mi. Allora, Certo. se così fosse il disegno e devi correggere quindi quella larghezza dall'occhio Sì. all'orecchio, ok? Come vai ad agire? Sposti, correggi la linea dell'orecchio più verso l'occhio? Intanto quando disegni questa cosa stai guardando una faccia e Ok, quindi prendi delle misure su quella faccia. Occhio va bene. le prendi e quello ti aiuta. Io qui sto andando appresso a uno schemino per dare delle spiegazioni. Per cui questo mi è venuto. Probabilmente è questa Capito. sfera qui che è troppo grande. Cioè ci sono Ok, delle... Ok? Quindi probabilmente l'orecchio adesso se lo dovessi dire così, sto lavorando a memoria però, eh? Quindi come dire, non t'attaccare a quello che dico. no, era per no, lo so, era giusto per capire che se, quando ti trovi di Questo fronte qui, a secondo un. me, l'orecchio è più giusto qua e quindi la Ok, mascella è qua. Però perfetto. Appoggi, ci questo siamo lo capiti. sto facendo a occhio Oh, adesso. ok, ci siamo capiti. Va bene. Però il che vuol dire che probabilmente questo vale. Mi sarebbe stato qua E qua. e la Sì, testa è sì, più sì. stretta, allora anche questo, capito cosa voglio dire? Cioè, Oh, tutto sono tutte ciò correzioni che comunque tu fai vanno ad fatte occhio. poi mano a mano che si Questo disegna, qui è giusto? uno schemino, quindi Schema tu iniziale, perfetto. te l'aggiusti proprio come ti pare, non lo devi rispettare minimamente, cioè lo Ok. usi perché ti fa comodo, non lo usi perché è così, è la legge scritta sulle tavole della legge, capito? Va bene. Detto questo, se tu vuoi ragionare su questa cosa, se tu metti una faccia di profilo, io gli facevo questo all'inizio, facevo questo tipo di dimostrazione agli allievi. Allora, la testa vista di profilo circa sta in un rettangolo, in effetti appena appena, cioè in un quadrato, un po' più largo, diciamo, ok? Okay. Sta qua dentro. Dopodiché fai? Qua fai questo, qua fai questo. Qua fai la nuca, anzi, fai proprio questa forma qua, questo triangolo qua, vedi? Dopodiché, se il naso viene in. Allora, intanto su questo qui gli occhi stanno a metà. Ci siamo? Lo vedi? Sì. Ok. Gli occhi stanno a metà. Qui ci sta l'arcata sopraccigliare. E qui ci sta, e invece dividevo così, praticamente, questo qui lo dividi anche in tre, circa, e qui ci sta il naso finisce qui e viene in avanti, poi tiri una linea, cioè metti la linea, metti la matita così per vedere, no? E vedi che se tu metti la matita così, qui c'è la bocca, il naso rientra, adesso lo sto esagerando. Va fuori e metti, praticamente vai a prendere lo spazio negativo, misuri questo spazio qui quando disegni di profilo. Ci siamo? Dopodiché, se tu tiri una linea così, cioè sempre qui sto mettendo una matita io qui, Sì. capito? Ecco così. Metti la matita nell'altra cosa, questo ti rientra all'altezza degli occhi. E poi all'altezza dell'arcata sopraccigliare sta così e poi gira. Fatto questo, tu spazio negativo, vedi dove sta l'occhio, ok? E qui prendi una misura.
questa misura qui la giri, quindi prendi questa misura, la giri, vedi che l'ho presa praticamente giusta, l'orecchio sta fra l'arcata sopraccigliare, questa linea, e il naso. Continuiamo domani.